If we do not cut carbon emissions by nearly 100%, the world will suffer serious damage. Da tempo Oliver Stone, 40 anni di successi e tre Oscar sulle spalle, ha scelto di dedicarsi al terreno del docufilm e lo fa con passione e dedizione assoluta, al confine tra la ricerca della verità e l'indagine, come in uno dei suoi film più complessi e controversi, JFK. In Nuclear Now, Stone riflette sul cambiamento climatico in atto nel pianeta, causato, secondo le sue ricerche e testimonianze raccolte, dall'inquinamento dovuto a carbone e petrolio. La risposta, secondo Stone e secondo gli scienziati che ha consultato, è nell'energia nucleare, ponendo fine alla confusione tra armi nucleari ed energia. Insomma, padroneggiando la scienza per avere a disposizione sempre più energia. Allora, vedendo questo docufilm si capisce che abbiamo bisogno del nucleare e noi non lo abbiamo nel nostro paese. Mi spiega perché. È la ragione per cui ho realizzato questo docufilm. Ho impiegato 2 anni a metterlo insieme e, se devo dirlo nella maniera più semplice possibile, il riscaldamento globale si fa sempre più pesante e pericoloso, fa sempre più caldo e l'inquinamento da carbone e petrolio cresce in maniera esponenziale e lo vediamo con l'effetto serra. Solo per fare un esempio, l'estate in Italia è impossibile, l'ho verificato da me, e così in Francia e in tutta Europa. La risposta è che l'energia nucleare potrebbe risolvere la questione in tutto il mondo e in parte lo stava già facendo. Negli Stati Uniti già i presidenti Eisenhower e Kennedy se ne erano resi conto. Il 20% dell'energia veniva dal nucleare, ma poi ci siamo fermati.